progetto Storie di Restauri, Codogno e i suoi tesori, che si propone di restaurare importanti opere custodite nel fondo antico della Biblioteca Civica Popolare Luigi Ricca di Codogno. Le opere oggetto di restauro sono tre. La prima è un'opera di diritto civile e giurisprudenza ed è stata scritta da Tommaso Maurizio Richieri. È costituita da 13 volumi stampati a Piacenza tra il 1790 e il 1795. L'opera è considerata di fondamentale importanza per la conoscenza del diritto comune prima dell'abrogazione del codice napoleonico. Nel catalogo nazionale sono censiti esemplari della medesima opera soltanto in altre 25 biblioteche italiane. L'edizione conservata a Codogno sul mercato antiquario ha un valore di circa 700 euro. La seconda opera, che sarà oggetto di restauro, è dell'autore Paolo Frisi, nato Meleviano, ed è un'opera in tre volumi, di cui Codogno possiede solo il primo, che tratta di algebra e geometria analitica. È stampato a Milano nel 1782 e contiene 5 tavole. Esemplari della medesima edizione sono conservati soltanto in 24 biblioteche italiane. L'opera completa in tre volumi è stata messa all'asta nel 2012 con una base d'asta di 1000 euro. L'ultima opera che vi presentiamo è un volume unico dal titolo Tre libri di lettere volgari, scritto da Paolo Manuzio. L'opera è stata stampata a Venezia presso la famosissima tipografia degli eredi di Aldo Manuzio nel 1556 ed è scritta dal figlio Paolo. Fornisce un modello dell'epoca nella redazione di lettere in lingua volgare anziché in latino. Il prezioso volumetto presenta sul frontespizio la celebre marca editoriale, ossia l'ancora con il delfino, accompagnata dalla scritta Albus. Il catalogo delle Cinquecentine conta 38 esemplari custoditi presso le biblioteche italiane. Gli esemplari di questa edizione sul mercato antiquario hanno un valore di circa 700 euro. Edizioni di queste opere sono conservate anche presso biblioteche molto importanti, come la Bibliothèque Nationale de France, la Library of Congress di Washington, la Biblioteca Bodleiana di Oxford e la British Library di Londra. L'intervento di restauro su queste opere si rende necessario in quanto le legature originali, in cartoncino o pergamena floscia, si presentano indebolite e insufficienti. L'intervento si prefigge di conservare le legature originali, cercando di recuperarle il più possibile, rinforzando le parti strutturali e alcune carte danneggiate. Verranno poi realizzati appositi cofanetti per una migliore conservazione dei volumi. Agli interventi di restauro seguiranno iniziative rivolte ai cittadini per far conoscere il patrimonio della Biblioteca di Codogno e che viene conservato anche per le generazioni future. Verranno organizzati inoltre un seminario e un laboratorio in cui i partecipanti potranno sperimentare in prima persona alcune tecniche di restauro del libro antico sotto la guida di un esperto. Conoscendo il valore storico e culturale di queste opere di pregio, si invita pertanto tutta la comunità a rendersi protagonista di questo progetto e a partecipare sostenendolo economicamente accanto al Comune, a Rotary Club di Codogno e a Prometeo 2050. Come diventare parte attiva di questo progetto? Innanzitutto le donazioni permettono di usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge. Possono essere effettuate a Fondazione Comunitaria della provincia di Lodi mediante i canali illustrati sul loro sito. Un link al sito della Fondazione Comunitaria si trova anche sulla home page del Comune di Codogno. Le donazioni possono essere effettuate con PayPal, con le principali carte di credito o tramite bonifico bancario o bollettino postale.